Nel video commento di ieri il direttore Marco Grassi auspicava lo slittamento in avanti di 2 settimane dell'inizio del Giro d'Italia, onde evitare, insomma, per scongiurare mutilazioni di tappe, annullamenti di salite. Il suo riferimento era al taglio del Gran San Bernardo, al passaggio attraverso la galleria e non dalla cima, sulla scorta poi di tanti episodi simili avvenuti negli ultimi anni. Non immaginava ancora Marco Grassi quello che sarebbe poi accaduto oggi, una delle pagine più buie della storia del Giro d'Italia, che mi fa arrivare a dire che più che uno slittamento in avanti di 2 settimane, forse sarebbe il caso di cancellarlo, il Giro d'Italia. Proviamo a immaginarci una domenica d'inizio aprile, una di quelle che ci tiene incollati al divano tutto il giorno. Parigi-Roubaix, ci svegliamo e ci dicono: ma nella edizione di quest'anno non verranno attraversati i tratti a 5 stelle in pavé perché la notte ha piovuto, i corridori hanno paura di cadere, quindi toglieremo i tratti più pericolosi della Parigi-Roubaix. Personalmente penso, e molti come me si chiederebbero, ma ha senso svolgere questa edizione della Parigi-Roubaix? Ha senso che si corra una Parigi-Roubaix di questo tipo? È chiaro, ci dicessero nella notte i tratti in pavé più difficili sono in realtà sono stati sostituiti da sabbie mobili, nessuno si scandalizzerebbe se non venissero attraversati. Se non ci fossero le condizioni, in altre parole, minime di sicurezza per i corridori, non sarebbe uno scandalo che una decisione del genere, che venisse presa una decisione del genere. Ma oggi si è invocato il protocollo per le condizioni meteorologiche estreme, ma di estremo nella tappa di oggi non c'era assolutamente nulla. Se i corridori avevano delle preoccupazioni per la discesa della Croix de Coeur, che era un po' il motivo del contendere, in particolare i primi 3 chilometri, hanno fatto benissimo ad esporle agli organizzatori, ma una volta ricevute le rassicurazioni da questi ultimi, avrebbero dovuto affrontarla magari con un attimino più di prudenza, accordandosi tra di loro, dicendo: ragazzi, i primi 3 chilometri stiamo più attenti, andiamo più piano, ma non stiamo a stravolgere il senso di una tappa che doveva essere uno degli snodi cruciali di questo Giro d'Italia. È vero, negli ultimi giorni diversi corridori hanno lasciato la corsa rosa per cadute, per malattia, e in questo indubbiamente la pioggia ha avuto, la pioggia e il freddo che i corridori hanno trovato negli ultimi giorni hanno avuto un effetto rilevante, però è anche un po' nella natura, nel DNA del Giro d'Italia, quello di essere una corsa in cui le condizioni meteorologiche possono avere un impatto pesante nel determinarne l'esito. Quando i corridori che sono o che erano al Giro d'Italia, quelli che c'erano oggi, hanno deciso di parteciparvi, non lo sapevano, davvero non sanno, non conoscono le caratteristiche climatiche del mese di maggio in Italia, e non è un fattore secondario. Parte del mito che circonda il Giro d'Italia è dovuto anche alle sue condizioni molto complicate, al fatto che in Italia si possano trovare giornate nel mese di maggio ai 30-35 gradi e al tempo stesso neve sui grandi passi. Allora, se dobbiamo snaturare una corsa a cui, ripeto, pare tra l'altro non interessare molto a tanti attori che partecipano, tanto vale cancellarla, magari così ne ritroveremo il senso più autentico.